Non siete che degli assassini! Facile sparare! Non abbiamo mica armi noi, abbiamo solo pietre! Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Benissimo, l'avete pestato. Amici. E poi? No, niente, ci siamo dati. Cazzo sulla testa di mia madre. Metti pure a fare le prediche adesso, ti senti tanto superiore da dirmi cosa è giusto e cosa è sbagliato, eh? Perché? Perché? Perché non stai mai dalla mia parte? Perché stai sempre con quei rotti? Senta, fermo lì! Chi sarebbero i rotti in culo, forza? Se solo fossi andato a scuola, sapresti e che allora, l'odio allora, chiama allora, l'odio, sono andato aspetta! A scuola, allora. L'odio chiama l'odio! Sono cresciuto per la strada, e beh che c'è? Che c'è, eh? Dimmi, che c'è? Sì, per la strada, vuoi saperlo che mi hai insegnato la strada? Mi hai insegnato che andare l'altra guancia, te lo trovi al culo, per cui lasciami in pace, non mi cazzo. Ma senti, te lo sei, un altro posto indevi un poliziotto con la strada sul poliziotto, troppo culo se non ci hanno ammazzato tutti. Chi si sente meglio dopo una bella cacata? Voi credete in Dio? Non bisogna domandarsi se si crede in Dio, ma se Dio crede in noi. Avevo un amico che si chiamava Grunwalski. Siamo stati deportati insieme in Siberia. Quando ti portano in Siberia nei campi di lavoro, si viaggia nei carri bestiame e si traversano steppe ghiacciate per giorni e giorni, senza vedere anima viva. Ci si scalda l'uno con l'altro. Ma il problema è che, per liberarsi, per cacare, nel vagone non si può. E le sole fermate sono quando bisogna mettere l'acqua nella locomotiva. Ma Grunwalski era parecchio timido e già quando dovevamo lavarci in gruppo si sentiva molto a disagio. Io lo prendevo un po' in giro per via di questa storia. Insomma, il treno si ferma e tutti noi ne approfittiamo per andare a cacare dietro il vagone. Ma io gli avevo talmente rotto le scatole al povero Grunwalski che lui decide di andarsene un po' lontano. Insomma, il treno riparte, tutti saltano su al volo perché il treno non aspetta. Il problema è che Grunwalski, che se n'era andato via dietro un cespuglio, stava ancora cacando. Allora lo vedo correre fuori da dietro il cespuglio, reggendosi con le mani i pantaloni per non farli cadere e tentando di raggiungere il treno. Io gli tendo la mano, ma come lui mi tende le sue, deve mollare i pantaloni, che gli cadono alle caviglie. Ritira sui pantaloni e si rimette a correre. E i pantaloni gli cascano tutte le volte che Grunwalski prova a tendermi le mani. E allora, insomma, che è successo? Niente. Grunwalski è morto di freddo. Arrivederci. 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 Che ce l'ha raccontato a fare? Sì, sì, che c'ho l'indirizzo, ok, ti richiamo. Oh, ma dico, che ce l'ha raccontato a fare? È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta.